Teatro dal Muschio, che da quello che mostravano mi sembrava una foresta nebbiosa, quindi magari è una di quelle foreste in cui Mario si perde. Sono abbastanza comuni in Paper Mario, vabbè. Ci sono nel primo e nel Sticker Star. Luigi, e là, fratellone, sono di nuovo io, Luigi. Senti, ti ricordi quando da piccoli giocavamo a nascondino? Ecco, ora tocca a te venirmi a trovare. Mi nascondo in 5 punti, laboratorio escluso. Sono tutti luoghi che hai già visitato durante la tua avventura. Dai, vieni a trovarmi. Oh, ok. Quindi sei Luigi. E io ne ho trovati 4, 5. Teatro del Muschio. Vedo che il circo comincia già qui. Sembra che piova cenere. Circo dell'orrore sarà quindi il circo. Per la gioia di grandi e piccini, il circo smeraldo. Venite a frotte festanti. Oh, quelle piante soffianti le odio in Mario. Mario, qui dice che c'è un circo. Dice anche che è divertente, non vedo perché dovrebbero mentire. Già. Non dubitavo che ci fossero tanti tipi timidi in un circo. Ehi là. Questa foresta mi mette i brividi. Io me la squaglio. Penso che vi lascerò nel vostro brodo, guys. Oh. Posso buttarmi di qui? No. Fuck off. Non mi hanno preso. Pensavano, eh? Quel soffio. Oh! No, adesso devo. Oh, wow! Fuck you! Cos'è? Ha fatto l'atterraggio perfetto? Il circo è uno dei temi che hanno aggiunto in 3D World. In generale, Mario. Livelli a tema circo. E sono, penso, alcuni dei miei preferiti. Parte una specifica sequenza coi trapezi. Il circo smeraldo vi terrà col fiato tanto sospeso che volerete come dei palloncini. Vuoi palloncini con me? Credo di sì. Oh! Questi. Oh, dove vengono questi? Mario World? Hey guys, sono curioso. Come si chiama sto coso? Dino Rino? O Dino Rhino? Mi chiedo se col giusto timing puoi colpirlo col martello, se lo attacchi mentre non sta soffiando le sue fiamme. Ti prenderei le mani? Oh. Why not? Pensavo che mi avrebbe lanciato da qualche parte. Overkill. Mario, non ti ricordi di me? Sono il tipo timido con cui hai chiacchierato l'altra volta sul Ponent Exp. Oh, fuck! Beh, se proprio doveva finire, sono lieto che sia finita per mano tua. Wow. Quindi potevo lasciarlo per i suoi cavoli e non l'avrei mai ucciso. What a dick, Mario. Io pensavo che mi avrebbe lanciato da qualche parte, visto che era un trapezio. Oh! Wow! Wow! What? Ok, fate quel che dovete fare.
La piegatura. Mario non ha sensi di colpa, guarda il suo volto. He doesn't care. Oh, inizia lo spettacolo! Mi piace che c'era. Bei cappelli! Mi piace che ci sono le due maschere, ma non sono felice e triste, sono tipo timido e tipo timido. Ok. Immagino che mi lanceranno i martelli. Oh, eccoli. Dex. Passo prima sotto a dipingere tutto, magari. Queste non sono performance. Voi siete solo piante piranha sfaticate. Ehi là. Qualcuno mi si è avvicinato di soppiatto mentre assistevo allo spettacolo e mi ha ridotto così. Ora me ne vado. Le piante piranha hanno molto meno raggio d'azione che in Sticker Star. Wow! Fuck you, pubblico! Vedete, nel portale tutti amavano Mario, ma adesso, dopo quello che ha fatto. Ow! Fucking! Pensavo con una martellata di stenderli. Wow, da capo. Jesus Christ. Devo saltare? Oh! Oh! Cos'è, li ucciderà tutti, sta leva? No, è solo fine spettacolo. Bravi! Ok. Non so come ho superato quei tipi timidi, forse l'invincibilità temporanea. Oh, wow. Ah, wow. Hanno un bel po' di raggio d'azione, più di quanto sembri. Devo ridipingere questa cosa. Ok. Grazie. Au. Ah. Quanti sono? Oh, c'è un Todd. Voilà. Il trapezio è molto difficile, perché bisogna riuscire a eseguire i numeri mentre si è a mezz'aria. Se avessi avuto un po' più di tempo, sarei potuto diventare il miglior trapezista di tutti i tempi. Ok, sorry se ti ho rubato il tuo destino. Tu non vuoi affrontarmi? Oh. È triste. Non ha neanche voglia. Arg! Non dice nient'altro. La tensione è palpabile. Volete che lo risparmi? Che profonda delusione. Ok. Ringrazio la chat, tipo timido. Se mi lasciano scappare. Ok. È scomparso comunque, ma non è morto. Ah! Fucking. Lanciartello per tre. Ok, c'era una strada a sinistra. Fuck,
Fuoco e fiamme, ammirate le fantastiche creature fiammeggianti del Circo Smeraldo. Ok, vado prima a sinistra. Oh, questa è già un'uscita. Oh man, quindi quante volte devo rifare quella sequenza? Oh, due uscite su tre. A sto posto. Wow, due mini vernistelle. Viola arancione, questo è il dilemma. Sarei tentato di andare a cercare la terza prima. Come arrivo a quel blocco? Qui forse? Ah. Voi scegliete voi rosa o arancione. Cioè viola o arancione. La maggior parte dice viola. Va bene. Volevo andare a cercare la terza, a dire il vero, però. Perché almeno non devo farmi la strada lunga per l'ultima volta, ma... Viola mi porta... Wow! Alla faccia del collegamento. Ok, si ritorna. È perché ci sono tre uscite, probabilmente la terza è quella non giusta, ma la più... Oh. È probabilmente quella per proseguire tutto qua. Perché siamo nella zona verde e il teatro... Il circo si chiama Circo Smeraldo. Fuck. Quindi... Ok. Pianta canterina. State soffiando più che cantando. Quindi, dicevo, la stella per uscire, per proseguire probabilmente quella verde. Ehi tu, e tu, datemi una mano. Non penso che vi userò in altre situazioni, quindi... Dai! Yeah. Nice. Da dove sbucano? Ah. Oh! Posso effettivamente affrontarne uno in una ruota? Tipo timido rotolatore rosso. Ok. A cosa sei immune? Le ruote girano e girano. Non so, ma una martellata non dovrebbe spedirlo via, punto. Ok, gli sto decolorando la ruota. Probabilmente il fiore di fuoco è il modo più rapido. Proviamo questo. Vediamo i salti cosa gli fanno. Mi fanno male. Ok. Preferisci prima gli extra della storia? Infatti, una cosa che dovevo dirvi oggi è che non penso che finirò il gioco oggi, perché anche se prendo tutte le vernistelle, anche se il livello finale dura, che ne so, 10 minuti, perché è come Sticker Star, penso che prima di andare alla fine farò tutto il 100% del resto. Perché sennò dopo non ho voglia, probabilmente. Cioè, non è che non ho voglia, ma non sono motivato a fare il 100% subito, se ho già finito tutta la storia. Ok, una sola passata. Fuck. Così li ho disarcionati. Fucking cecchini. Ok, la terza volta che ci passo sarà una sola passata. Quando verrò a cercare l'ultima stella. Ah, non c'è un blocco nascosto.
Comunque, beh, lo so che probabilmente molti di voi vogliono vedere la fine della storia e basta, ma vabbè. Sapete come sono, no? Oh, fan dell'arancione. Are you happy now? C'è qualche fan del verde? O sono tutti arancione o... arancione o viola? Perché loro sono i vincitori segreti. Ah, prenderai il gioco, Drago? Nice to know. Oh, finalmente. È per caso il quinto tempio? È un po' che devo andare a fare il quinto. No, il settimo. Vado a bermi un caffè, però, già che ci sono. Questo è per farti venire voglia di andare al circo, no? Ti legnano. Ti legnano con i martelli per invogliarti. Se non funziona neanche questo la prossima volta. Oh, bene. È perché lo sbatte via perché è una ruota o perché lo colpisce dentro? Nice, la carta. Oh, però ce n'è una per ogni colore. Dammit. O è perché lo colpisce di lato? Boh, per entrambi i motivi è figo. Ah, ci rincontriamo, eh? Bene, ora scendo prima a disabilitare i tizi rotolatori e lo facciamo in una sola passata, come Gillette. Il meglio di un uomo. Yes! Yes! Fuck you. No, più spettacolo. Ok, qua immagino che dovrò disattivarlo e avrà un certo limite di tempo. O magari puoi essere figo a sufficienza da passare senza fermarlo. Non so quanti generi musicali ha questo gioco, ma di sicuro li fa passare un po' tutti. Good job, guys! Sentivo proprio lo sfrusciare dei boomerang vicino alle mie orecchie. Non lanciate attraverso la tenda, please. Oh, obviously. Chi c'è lì in fondo? Altri boomerang e Martel Cupo. Grazie per essere qui oggi, bella gente. Il beast sta per cominciare. Preparate un bel applauso per questa performance esclusiva dei leggendari Pentabros. Ah. Why not? Giocoliere Bros, Circa Bros. Non posso scappare, basta. Potrei, ma tanto non ci riesco. Vola boomerang, vola. La destrezza è reale. Wow. Cos'è? The dexterity is real? Tradotto alla lettera. Ok, hanno smesso di giocolerare. Guarda, questa è una vera performance. Ho esagerato un sacco. Non serviva tutta quella roba. Non so, me li ricordavo con più vita. Vabbè, sono circensi. Questa era solo un'anticipazione omaggio di ciò che potrete vedere negli spettacoli del Circo Smeraldo. Andate ad ammirare le meraviglie del Circo Smeraldo a due passi da qui e non dimenticare di cliccare, ma quanto è bello sul nostro portale. Oh, sai cosa? Avrei dovuto lasciarli esibire fuori. Oh! Il circo che appare sui poster è proprio dietro l'angolo. Scommetto che l'esibizione sarà ancora più elettrizzante di quanto immaginiamo. Dai, andiamo. So sad. Che asshole di un Mario.
un mondo macabro dove la morte ha cessato di essere una cosa triste. Almeno per gli scagnozzi di Bowser. Il circo. Bene, ho colorato tutto. Circo smeraldo. Ok, qua c'è la stella. Roy sarà o la mente dietro tutto, o il tizio che ficcano nel livello finale perché non aveva spazio nella storia principale. Una lavatrice in un circo, non ne ho idea. Ma non è che dipende dal fatto che è un circo, dipende dal fatto che magari ha la debolezza del boss, che ne so. Se fosse logico, ti avrei detto i palloncini, ma li abbiamo già usati i palloncini contro Ludwig, quindi. Oh, sorry. Bene, andiamo al circo.